Buon pomeriggio, bentrovati. Avevo scritto nel lancio, che era un lancio così, ci volevamo divertire. Giorgetti, leader, uno dei leader della Lega, vice di Salvini nel governo, suo uomo importante della Lega, incontra Franceschini. Franceschini, Dario Franceschini, uomo forte del PD, ministro dei beni culturali, uomo forte di questo governo, pontiere, davvero democristiano. E gli dice a Franceschini, le cose vi vanno male, eh? E lui risponde, sì, ma abbiamo ampi margini di peggioramento. Mi piace? Ecco, tra consigli dei ministri e vertici di maggioranza, tra bugie clamorose, subito smentite da Bruxelles, e tasse rimandate, ma rimandare non vuol dire niente, è un tentativo di prendere per i fondelli gli italiani, ecco questa, ci dice male, possiamo sempre peggiorare, è la sintesi di 100 giorni di un governo sciagurato. Prima finisce, meglio è. E andiamo avanti così. Allora, ho un po' di sondaggi, ce li ho qui perché me li sono fotografati. Adesso ve li leggo perché sono sondaggi che riguardano l'Emilia. Ditemi se il volume va bene, se mi sentite, eh? Ma tutti però, non solo quelli che non sanno utilizzare il coso, perché oggi sono senza microfono e quindi devo strillare un po' di più. Si sente bene? Si sente bene. Allora, secondo Lorenzo Pregliasco di YouTrend, fa un mix up, cioè mette insieme i vari sondaggi e fa una media. È una roba scientifica? Non lo so, però è una cosa interessante. E allora questa mattina lui dice che per quanto riguarda le intenzioni di voto per i governatori, per i presidenti delle regioni candidati, Bonaccini sarebbe... tra Bonaccini e Borgonzoni c'è una sostanziale parità, perché sono 45-44 pro Bonaccini secondo Noto, 44-43 secondo Piepoli, 45-45 secondo Tecnè, quindi sono alla pari con una percentuale in più di Bonaccini minuscola. Dopodiché ci sono invece le intenzioni di voto che riguardano i partiti. Le intenzioni di voto che riguardano i partiti, sempre nella super media dei sondaggi elettorali della settimana scorsa, la Lega è ancora primo partito, al secondo posto il PD in crescita, oltre un punto di calo per i 5 Stelle, e in crescita nel centrodestra, Fratelli d'Italia e Forza Italia. No, aspettate, secondo me ho sbagliato a fotografare, perché eccolo qua. La Lega al 33, il PD al 19, PD al 19, 5 Stelle al 16, Fratelli d'Italia al 9,5, Forza Italia al 7. Quindi le proporzioni continuano a essere queste. Ma dove ho visto l'8? Ecco qua. Per quanto riguarda il candidato ombra dei 5 Stelle, perché non c'è il nome del candidato ed è stravagante che questi dicano che si presentano, essendo almeno le politiche ancora il primo partito, ed essendo abbastanza forti in Emilia Romagna dove sono nati e dove governano qualche città, questi qua hanno l'8%, esattamente l'8% secondo Noto, l'8,5% secondo Piepoli, l'8% secondo Tecnè. Ovvio che contro, vi dicevo, un 45-44 di Bonaccini e Borgonzoni. Allora, considerazioni su questi sondaggi. Mancano ancora quasi due mesi. Oggi è il 7 dicembre, si vota tra 50 giorni circa. Però ci sono in mezzo le feste, ma insomma c'è tutto un corposo gennaio di campagna elettorale. Voi sapete che gli italiani poi alla fine decidono, alla fine, ma che cosa è diventata l'Emilia? Intanto da regione rossa, una regione altamente contendibile, intanto una regione in cui il governatore uscente, di cui molti dicono essere stato un governatore, diciamo così, di capacità discrete, e che naturalmente ha tutto il potere dell'incumbent, tutto il potere di chi è già governatore, è alla pari con una giovane donna, Lucia Borgonzoni, della quale tutti continuano a dire ah, è un candidato debole, ah, in realtà la campagna la sta facendo Salvini. Vedete bene che le cose non stanno come le raccontano. È vero invece che il candidato del centrodestra e del centrodestra in Emilia, che è il cuore del sistema di sinistra e che al massimo negli anni scorsi era stato insidiato dai 5 Stelle, non da altri, la presa graduale delle città da parte della Lega del centrodestra e dell'alleanza di centrodestra si rivela talmente forte nella situazione attuale da presupporre una possibilità alta di vincere le elezioni in Emilia. Molto bene con questi sondaggi. Arriviamo a una cosa che mi interessa molto raccontarvi, perché è legata a questa cosa dei sondaggi.
Esce il rapporto del Censis e dice che, ragazzi, gli italiani vogliono l'uomo forte, anzi leggo, il 90% degli italiani vorrebbe vedere sempre meno politici in televisione, 3 italiani su 10 non vanno a votare, che è una percentuale bassa, vogliono l'uomo forte, stressati, incerti, precari. Il 50% dei nostri connazionali inizia la giornata consultando il cellulare, vabbè, non vedo cosa ci sia di male, gli stratagemmi per resistere. Vi leggo questi pezzi di articoli sul sondaggio delle Censi perché mi interessa decrittare le stronzate, perdonate il termine, che di cui sono pieni tutti gli articoli dei giornali. Allora, meglio incerti, italiani, stanchi, stressati, meglio incerti, e ti credo, voi come vi sentite? Non vi sentite così? Anche quelli che sono sicuri del posto di lavoro, ma che non sicuri che ce l'hanno ancora un posto di lavoro, ma che vedono difficoltà, sempre più tasse, problemi per il futuro dei figli, stanchi, perché ci si fa un culo così, stressati dai problemi, incerti, perché questo paese, questa nazione vive nell'incertezza. Secondo il Censis, ben 7 italiani su 10 vivono in questo stato d'animo, ma non si arrendono e mettono in campo stratagemmi per difendere. Prima di tutto il furore di vivere. Meno male, dico io, che c'è questo furore di vivere, cioè la voglia di farcela, di resistere, di incazzarsi. Un furore che fino ad oggi, spiega il direttore generale del Censis, ha vinto su tutto. Poi aggiunge, stava presentando il rapporto annuale, tra gli stratagemmi più accumulati, c'è più utilizzati, c'è l'accumulazione in chiave difensiva della liquidità e un po' di nero di sopravvivenza. Pensate un po', è quel nero di sopravvivenza che serve per che appunto per vedere un po' meno nero il futuro col nero e sul quale si vorrebbero abbattere certi giustizialisti aumentando le pene anche penali per gli evasori. Con il risultato che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un 33,6% di contanti e depositi bancari. Una resilienza popolare, il termine resilienza sta per resistenza, per T, quella che si chiamava una volta Tigna, adesso si dice resilienza, che non risparmia la politica, che va alla ricerca come soluzione del cosiddetto uomo forte. Lo vorrebbe al comando un italiano su 2, 48%. Per i politici normali non c'è pietà, secondo il rapporto del Censis il 90% degli italiani vorrebbe vedere sempre meno politici in televisione e c'è uno zoccolo duro di 3 su 10 che non va più a votare. Allora, che traduciamo da questo linguaggio minaccioso, ideologico, fazioso, intimidatorio che usano la maggior parte dei giornali, che probabilmente ha usato anche il direttore generale del Censis nel rapporto annuale? Uomo forte, sapete cosa vuole dire? Perché poi, capito, l'uomo forte, il fascismo, Mussolini, e che palle. Uomo forte vuol dire, nella testa degli italiani, come nella testa di tutti i cittadini di tutto il mondo che abbiano buon senso, un uomo, un leader autorevole, che si fa carico dei problemi della gente, che fa delle promesse e le mantiene, che va in mezzo alla gente e li sta a sentire. Questo è l'uomo forte in versione 2019-2020. Gli altri politici, quelli che non vogliono vedere, sono quelli alla Conte, sono i Giuseppi, sono gli Zingaretti, sono i Giuseppi, sono quelli che fanno promesse che non mantengono, sono quelli che dicono se perdo il referendum lascio la politica e poi non la lasciano, vedi Matteo Renzi. Capite? Quelli sono quelli che la gente non sopporta più e i cui crediti nelle urne vanno diminuendo. Non facciamoci prendere in giro dal termine uomo forte, perché è un termine che non mi piace come viene utilizzato. Il 70% degli italiani si dice convinto che siano in aumento gli episodi di razzismo e intolleranza, ma dicono che è perché gli immigrati non soltanto sono sempre tra noi, ma fanno più impresa di noi e più agevolati di noi. È chiaro il concetto se lo leggete in chiave non politically correct. Va bene, basta, il resto sono i robot, queste cose qui. A me interessava molto dirvi questa cosa sul fatto che quando si parla di uomo forte, nonostante la propaganda che sta devastando i media sul fatto che c'è il fascismo, c'è il razzismo, che populismo significa voler rinunciare alla democrazia, non è assolutamente così. Uomo forte vuol dire un leader degno di questo nome. Sono molti anni che in Italia non si vede. Vuoi perché ci sono lacci e laccioli, vuoi perché comandano i magistrati e impediscono ai leader di fare il loro mestiere, ma questa è la situazione. Ci sono già commenti da... Si complimentano per
La tua bagarre con Vauro. E adesso ne parliamo di alla fine parliamo di Vauro. Lo so che ci siamo divertiti, vi siete divertiti, io un po' meno, ma insomma, alla fine mi sono divertita pure io. Quello che io non riesco a capire come possa essere quell'uomo da chiamare tutte le settimane in uno studio televisivo, ma siccome non è il mio programma e non mi permetto di parlare a nome del conduttore, per conto del conduttore e degli autori, vuol dire che gli conviene chiamarlo, che vedevo di. Certo, non è stato difficile asfaltarlo, eh? Allora. Dunque, volume non sento bene. Come non senti bene? Si sente benissimo, forte. L'uomo forte è colui che si fa rispettare, non va col cappello in mano piegato a 90 gradi. Grazie. Grazie Gio, grazie Paola, grazie Elena, grazie Clara. A mio parere, anche nel passato, l'uomo forte era un uomo con una forte personalità. Grazie a Patrizia Rametta, che è una cara amica che sta guardando. Stefano Vianello, ma l'importo che l'Italia dovrà versare al MES andrà a aumentare il rapporto PIL-deficit? Un attimo. Sospendiamo per un attimo il discorso MES, poi lo facciamo. Grazie a Lucy, grazie a Manuela. I qua qua qua, Giuseppe, Di Maio, Renzi e via dicendo. Ma dove trovo la risposta di Maria Vauro su Twitter? C'è dappertutto, anche su anche Facebook. Anche su Twitter, su Facebook, su YouTube. È virale, accidenti. Anche contro il mio desiderio. Grazie a Rosetta, grazie a Barbara, grazie a Nelly. Io lo chiamo Porro e del Debbio ogni settimana e io cambio canale, dice Nelly. Stefania Moschini, siete rivenduti. Chi? Caterina Valenti, ma perché lo invitano? Anna Maria Fienga, sempre un piacere, grazie. Grazie Chiara per i complimenti di Vauro. Vedo che siete concentrati su questa cosa di Vairo. Non capisco perché lo chiamino, quasi lo voglio educare. Del Debbio è l'unica spiegazione, ma no, perché aiuta a fare ascolto, aiuta a fare conflitto nel dibattito, come è successo l'altro giorno con me. La spiegazione dal punto di vista televisivo, cioè come. Brava per la stigliata di Vauro, ma non pensassero di aver scoraggiato, i pinguini si stanno organizzando e meglio di prima, grazie a tutti. Se avessimo 125 miliardi per il MES, dice Silvana ad Amazon, avremmo già risolto tutti i nostri problemi, invece li prenderemo a debito, ovvio, non li daremo mai, è ovvio. E invece Maria Grazia, lo leggo perché è un parere controcorrente, è bene che Vauro venga invitato, ogni volta che va in TV Salvini prende altri voti. Io sono un po' contraria a questi metodi di quello che è talmente stronzo che l'altro prende voti. Non è, io preferisco sempre il ragionamento, la civiltà, la sintesi, il tentativo di confronto senza strillare. Questo è il mio modo di pensare, naturalmente non pretendo che sia il modo universale, poi le trasmissioni televisive devono anche riuscire ad attirare, quindi fare anche un po' di cagnara. Poi ne parliamo distesamente se ce la facciamo. Veniamo alla manovra. La manovra, le tasse, parliamo di tasse. Ecco qui, vediamo tasse, manovra, Conte, Gualtieri, cedono iniziare. Allora loro cosa dicono? Ah, ci siamo messi d'accordo. Ah, dalle auto aziende al bonus Befana, rivendica Renzi, dice tutto merito mio. Zingaretti dice no, ha vinto l'Italia. Salvini dice Conte tolga il disturbo perché la situazione è incredibile. Le misure sulle quali dicono di aver trovato la quadra, ma occhio, perché c'è l'imbroglio secondo me. E dicono, l'accordo sulla manovra 2020 è stato trovato, con l'ennesimo vertice fiume è stato raggiunto un compromesso che accontenta, se fate i conti dei vertici di maggioranza e dei consigli di ministri in 100 giorni vi fate due risate, sono stati sempre riuniti. La tassa sulle auto aziendali viene azzerata, la plastic tax viene rinviata a luglio e la sugar tax a ottobre. Allora, la coperta è corta, ma parte dei 400 milioni di euro che il ministro Gualtieri ha racimolato per tamponare le modifiche a sugar e plastic tax è arrivata alla cosiddetta tassa della fortuna. Si tratta dell'innalzamento al 15% delle percentuali che lo Stato si tiene sulle vincite in lotterie varie, sopra i 20, l'8 quel che è, sopra i 25 euro. Sopra i 25 euro lo Stato si prende il 15%. E così racimolano soldi, da una parte te li danno, dall'altra se li prendono. Il Premier Conte dice, ah, più soldi alle famiglie, Renzi dice tutto merito mio. Allora, io vi dico una sola cosa. Secondo voi, poi parleremo anche dell'Europa che ci vuole tanto bene, secondo voi se una roba che doveva essere da gennaio, io la faccio partire da luglio o la faccio partire da ottobre, e ho anche il coraggio di dire che così le aziende hanno il tempo di organizzarsi, ma chi sto prendendo in giro? Sono tasse comunque soltanto rinviate o no? È comunque lo stesso tipo di decisione o no? Ditemi voi se le cose non stanno così. Perciò attenzione che tutti quanti insieme
per tentare di sopravvivere, esattamente quando ho detto che per il MES si cambierà e si vota più in là, ma non cambia nulla, o si ratifica o non si ratifica, si sono solo messi d'accordo su prenderci in giro sulle tasse. Anche sulle auto aziendali, ho detto, la tassa sulle auto è stata azzerata, ma peccato che poi dopo è aumentata il prelievo su quando si va a pagare il bollo, sono aumentate le tasse da dare a coloro presso i quali vai a pagare il bollo e stiamo appunto da capo. Poi c'è una cosa che è importante, perché la manovra a quanto pare sarà discussa solo in Senato, la Camera approverà il pacchetto completo senza discutere. Ragazzi, è un colpo di mano, ce la menano col fatto che siamo una democrazia parlamentare, 5 giorni su 7, 6 giorni su 7 e un quarto d'ora, sì, e poi c'è un giorno in cui decidono che si può non discutere qualcosa alla Camera. Ragazzi, guardate che è grave, e che pone sempre la stessa domanda al Presidente della Repubblica Mattarella, che ieri pare preoccupato, ha convocato all'improvviso il Premier Conte, il quale doveva incontrare Lavrov, il ministro di esteri russo, e invece è andato da Mattarella. Come si può avallare tutto questo? Come può il Quirinale, che è garante, avallare tutto questo? Ce la stanno menando da mesi, quando sono state chieste le elezioni, sul fatto che invece c'è la democrazia parlamentare. Quindi, ripeto, il governo fa finta di blindare. Vi voglio fare l'esempio sulla macchina. Va bene? Vediamo se lo trovo. L'auto è un bancomat praticamente, ha sostituito la casa come bancomat. Allora, scatterà l'obbligo di pagamento dal 1 gennaio della tassa auto, il bollo, con l'uso dello strumento che si chiama PagoPA. PagoPA, l'imposta potrà essere pagata solo con transazione elettronica, un sistema di pagamento già adottato in diverse regioni e già dalle province autonome di Bolzano e Trento. Questa procedura porterà degli aumenti non da poco sulle imposte, perché le commissioni dei prestatori di servizio fanno lievitare il costo della tassa del bollo. Vi faccio un esempio. Il costo di esazione per il pagamento del bollo auto è aumentato di 50 centesimi, è passato da 1,87 a 2,37, ok? Per chi usa i canali di posta italiane la commissione ammonta a 1,50 euro, chi versa in tabaccheria deve pagare 1,87 euro. Da qualche giorno le pratiche automobilistiche pure dovranno passare a questo PagoPA, e anche qui arriva una nuova batosta, sono le tasse invisibili, le famose tasse invisibili, ma col cavolo che non sono tasse. Queste pratiche richiedono un doppio pagamento, uno per l'imposta di bollo, l'altro è indirizzato al pubblico registro automobilistico e dunque comportano una doppia commissione da versare, chiaro il concetto? Le associazioni di categoria sono giustamente sul piede di guerra. Per un passaggio di proprietà, gli oneri aggiuntivi ammontano, nella migliore delle ipotesi, a 1,60, moltiplicate per tutto il numero di persone naturalmente. Possono arrivare anche a 5 euro extra a seconda dell'agenzia di pratiche auto nella quale ci si reca e in base al prestatore di servizi di pagamento a cui ci si affida. Ditemi voi se tutto ciò non è incredibilmente vergognoso. Versante Europa, quindi le tasse. Allora, ci levano soldi dalle vincite per racimolare questi soldi che gli mancavano. Rinviano la plastica e la sugar a luglio-ottobre, che non vuol dire eliminarla, vuol dire solo pigliarci per i fondelli e prendere un po' di tempo. Aumentano le tasse di prestazione, quindi quelle apparentemente invisibili, tu vai lì, paghi alla ricevitoria del lotto, dove cavolo la paghi, alle poste, il bollo, e lì c'è. Sopra ci mettono sopra 1,50 euro, 1,87 euro. Fai un passaggio di proprietà, altri 5 euro. È un continuo, è un salasso, è un prendere il cittadino come una mucca da mungere, ragazzi, è durissima. E venendo all'Europa, poi leggo un po' di commenti, l'Europa che ci ama, no? Pensate se ci odiasse. Allora, Gualtieri l'altro giorno ha detto, perché la Lega vuole uscire dall'Europa, la Lega ci vuole rovinare, noi siamo europeisti. Sembrava un prigioniero politico, non mi ricordo chi l'ha detto, forse Nicola Porro, aveva ragione, sembrava un prigioniero politico, sapete quelli che li sequestrano e devono leggere il comunicato stampa come gli hanno detto i sequestratori, perché altrimenti li ammazzano, eccetera, così. Così, per semplificare, i cambiamenti facilitano i cambiamenti, questi introdotti dal MES, cosa fanno? Facilitano il panico sui mercati e il depauperamento dei risparmiatori italiani. Praticamente i famosi bot sui quali si retta così tanto a lungo la nostra economia sono finiti,
E badate bene che abbiamo un commissario dell'economia, all'economia italiano, quello che l'altro giorno Gentiloni cantava assieme agli altri commissari socialisti, bella ciao, capito? Chissà che cosa deve resistere, non credo che debba resistere al suo stipendio sontuoso di fine mese, per rappresentare noi dovrebbe essere. Capite perché poi, se Claudio Borghi va in televisione e dice uscire dall'euro non è un tabù, ma come potete dargli torto? Che cosa ci abbiamo guadagnato? Allora dice, questo governo, l'Europa è un governo che non dà fastidio all'Europa come quello precedente, in cui c'erano gli eurocritici, gli euroscettici, gli amici della Le Pen, gli amici di Vox spagnola, gli amici di Alliance for Deutschland, finché sarà così, Salvini al governo non ci potrà andare mai, è tutto il terrorismo che ci vomitano addosso da mattina a sera. Bene, allora, la flessibilità per la manovra di questo governo è paragonabile al margine ottenuto dal governo precedente, quando c'erano quelli odiati, ok? La logica di pacchetto invocata dal Premier rischia di trasformarsi in una logica del pacco, cioè l'unione bancaria alla tedesca minaccia di essere un massacro per il nostro sistema creditizio. Allora in che cosa sta la differenza col governo che piace rispetto al governo che dà fastidio? Allora, l'accordo di prendiamo l'immigrazione, l'accordo di Malta su base volontaria. Sapete, l'Istituto di Politica Internazionale dice che i migranti redistribuiti nell'era precedente, quella di Salvini, ministro dell'Interno, erano il 44%. Con la signora Lamorgese sono il 46%. Non mi pare un'impennata, non mi pare che sia cambiato assolutamente, no? E quindi abbiamo un governo in cui dove sta avrebbero dovuto perlomeno, secondo quanto era stato deciso nell'accordo di Malta, redistribuire l'82%, noi ci doveva restare il 18%. E li abbiamo collocati solo il 57%. Se questa è la generosità degli amici ritrovati che ci hanno regalato il commissario europeo e che ora tutti insieme con noi cantano bella ciao, grazie tante, ne facciamo a meno, vi è chiaro il concetto? Qua in realtà, rispetto a questa Unione Europea, per cambiarne le regole, perché valga la pena di restare, bisogna fare una lotta dura, senza paura, per prendere a prestito dei termini della vecchia sinistra che non c'è più. Leggiamo un po' di commenti e poi passo a parlare della storia di Vauro, che è divertente, per concludere e salutarci fino a lunedì. Ci sono commenti, Carlo? Sì. Grazie. E sì. Allora, vediamo un po'. Grazie. Adriana, dobbiamo votare perché l'Italia affonda in ogni parte. Lella, mi è saltato il collegamento, va bene, mi dispiace. Elena, dobbiamo stare in Europa e dar soldi a loro e qui invece ci mancano. Ma che redistribuiscono che la Germania ci rimanda agli africani, dice Vinicio. Agnese, il silenzio di Mattarella è esplicito. Io non credo che durerà a lungo, invece, sapete, è inutile girarci intorno per timore di averlo di più contro. Certo che è da quella parte, certo che Mattarella è come se fosse un iscritto al PD, però ci sono dei limiti sempre, per tutto e per tutti. Allora, Maria Giovanna, vivo in Senegal, sono fortemente diventata italiana da qui, sono no global, no Europa, no euro. Brava Marta. Edoardo Periccione, MGM, di qualcosa sullo scorrimento della pagina FB dei pinguini. Mi informerò e poi dirò qualcosa. Abbiamo un governo di bugiardi e ladri, Maria Antonietta, Barbara, non sarebbe più onesto affermare, ok, ci abbiamo creduto, provato, ma non è andata, fuori dall'euro prima che ci ammazzino. Anna Maria, la sinistra vuole rovinare l'Italia, è chiaro. Ciao Maglie, con questo governo siamo rovinati. Serenella Tozzi, la 44 a 46, il margine resta basso e ne arrivano molti di più. Grazie a Carla, grazie a Paola, Patrizia Pupillo. Paola Iacoboni chiede, dice, ma che cosa è andato a fare Conte la Mattarella? Credo che sia andato a dirgli che tutto va bene, madama la Marchesa, ma se l'ha convocato vuol dire che pensa che invece non vada tutto bene, parliamoci chiaro. Non è che queste cose avvengono senza una ragione. Se l'ha convocato è perché gli ha chiesto che cosa sta succedendo alla Camera, cosa sta succedendo al Senato, cosa sta succedendo con le tasse, cosa sta succedendo col MES, cosa sta succedendo con la maggioranza di governo che ogni giorno litiga assolutamente su tutto. E ci metto in mezzo quella misura forcaiola, orrenda, giustizialista che è lo stop alla prescrizione. Guai a noi.
significherebbe fine processi mai. Non vi pare che lo strapotere dei magistrati, che non rispondono mai di quello che fanno e che hanno le carriere non divise tra magistratura istruente e magistratura giudicante, sia già sufficiente? Non vi pare che gli dobbiamo, capite che stiamo litigando sul fatto, questionando sul fatto che gli indiani proprietari dell'Ilva vogliono spegnere un alto forno quando poi la magistratura glielo impedisce, quando poi l'alto forno lo chiuderà la magistratura? Cioè qui siamo alla follia, guai, vediamo che cosa succede. Vauro, allora l'altro giorno c'era una puntata di Diritto e Rovescio, io sono arrivata quasi alla fine, nell'ultimo blocco, gli ultimi 40 minuti, sul fascismo rosso, sul vecchio fascismo, l'antifascismo di ritorno, e c'era tutto un magnifico sbrodolamento di sindacalisti, la FIOM, cioè c'era naturalmente stato Belpietro che è uno tozzo, c'era Cruciani, che certo non le manda a dire, che ha un pensiero diciamo originale, e c'era il solito Vauro che è ormai diventato un pezzo del mobilio dei soprammobili là, ma che è utile perché aizza la platea in studio, aizza quella da casa con le sue puttanate, perché quelle di Vauro tali sono. E allora io con Vauro non parlo, a un certo punto mi è stato chiesto che cosa pensassi delle cose che erano appena state dette da un rappresentante dei metalmeccanici, il quale ricordava di aver tutti gli operai nel 1975 avevano impedito in Piazza Duomo a Giorgio Almirante di parlare, e che tuttora loro sono pronti a combattere contro qualsiasi forma di populismo e di fascismo di ritorno. E allora io ho detto che quello era un atteggiamento illiberale allora ed è un atteggiamento tanto più illiberale oggi, perché a nessuno si impedisce di parlare, anche gli episodi denunciati di nazismo, partiti nazisti o fascisti risorgenti sono ampiamente, totalmente esagerati, amplificati, come la storia dell'uomo forte. E ho detto che poi è una contraddizione che bisognerà pure affrontare, che affronti il movimento, la FIOM, Landini, questi signori, è che una buona maggioritaria parte del movimento operaio, gli operai, i lavoratori, le classi lavoratrici, oramai stabilmente, solidamente, votano per la Lega e riconoscono in Matteo Salvini un leader del popolo e un leader popolare. Quindi questa è una contraddizione enorme con la quale loro e solo loro devono fare i conti, capire perché il PD, la CGIL, la FIOM non sono più maggioritari nel movimento dei lavoratori. Ditemi voi se non era un ragionamento di totale buonsenso. A questo punto interviene, tentando di insultarmi, ricordandomi che in gioventù ho lavorato all'Unità, quindi ero compagna, secondo lui, ero comunista e quindi oggi sono traditrice, ipocrita, mascalzona, il solito Vauro. A che cosa gli ho detto? Gli ho detto che solo gli imbecilli non... Gli ho detto tre cose. Che solo gli imbecilli non cambiano idea, che mi è quasi impossibile dialogare con lui, che se si siede sui libri che ha letto col culo tocca subito per terra perché è un ignorante, un cialtrone ignorante, demagogo. E poi gli ho anche detto che io ritengo che sono stata a 18 anni col PC, poi è diventato un lavoro, ho fatto la giornalista, ho fatto l'inviato, mi era molto difficile staccarmi perché era un mestiere bellissimo, a un certo punto sono fuggita e l'ho pagata cara dal punto di vista lavorativo e mi ero avvicinata al partito, al personaggio politico che oggi, che sono non più in tenera età, rappresenta ancora il mio punto di riferimento per la sua capacità di visione, per la sua forza e per l'orribile fine che questo paese matrigna gli ha fatto fare, che è Bettino Craxi. Bene, io oggi ritengo, dopo molti anni in cui non ho votato, mi sono allontanata, che nella Lega ci sia una parte di quel socialismo tricolore fortemente nazionalista, fortemente garibaldino, fortemente identitario, che a suo tempo mi aveva attirato e catturato, facendomi uscire dagli inganni, dalle menzogne dell'internazionalismo leninista. Ecco qua, tutto semplice. Tutto questo non gliel'ho detto perché non l'avrebbe capito, l'ho sintetizzato. Queste tre cose gli ho detto. Lui ha continuato a fare il pugno chiuso, a dire le sciocchezze. Diciamo che sia il pubblico in studio che quello a casa, che poi nelle reazioni dei social tutti hanno capito che era stato piallato, asfaltato, mortificato. A me fa molto piacere perché Vauro non merita niente di più che questo. Dopodiché vi posso dire quello che penso. A me questo tipo di confronti non fa piacere. Poi mi sono molto divertita a leggere le vostre reazioni di allegria sui social, perché era chiaramente una cosa tana libera tutti, come si dice, però a me non fa piacere, non è questo il tipo di confronto che voglio, questo è il confronto che cercano loro
tu dici dove vai e loro rispondono Porto Pesci. Questo è il tipo di confronto che non è sugli argomenti. La stessa cosa delle sardine. L'altro giorno Alessandro Sallusti in televisione gli ha detto, va bene, contro Salvini, gli volete impedire di parlare, siete dei fascio comunisti, e poi qual è il vostro progetto politico? Qual è il vostro progetto politico? Sapete qual è la risposta? Il progetto politico semplicemente non c'è. E gli italiani, questa puzza, nel caso delle sardine, ma non solo, questa puzza di vecchio, di stantio, di ideologico, di in realtà di elitista del cavolo, lo sentono perfettamente, non a caso vanno giù in quel modo con i consensi. Leggo un paio di commenti e poi vi saluto ringraziandovi. E, ripeto, è stato un momento di televisione buona, sicuramente, che la televisione si nutre di queste cose, però non è così che si dovrebbe ragionare, secondo me. Non è così. Bravissima, loro cercano la lite. Gianni dice bravissima, vai così. Carmela mangia, dice lei è una vera signora, io la ringrazio. Polimia, sono fiera di aver fatto un percorso simile al tuo, grazie. Antonella pure. Sara, si è rivelato un opportunista dal momento che ed è il solito disturbato e indiscutibile. Nella vita a volte si cambia per fortuna, dice Maria Rosaria. Fausta mi dà ragione, così Alessandra Moretti, condivido il suo pensiero sui socialisti, la ringrazio. Come mai due pesi e due misure sul saluto fascista e comunista, dice Patrizia Nora, perché il pugno di Vauro non viene denunciato? Vecchia storia, perché c'è via Stalingrado a Reggio Emilia? E una via Bettino Craxi non si può fare a Milano perché Beppe Sala con l'H non vuole? Patrizia Nora dice come mai due pesi e due misure? L'ho letto. Barbara Perini, Vauro non capisce nulla, l'unico leone che ha impegnato ad aprire e chiudere, eccetera, eccetera. Vinicio Papini, ma le sardine sono il braccio armato del PD. Annachini, un buffone cattivo eppure presuntuoso. Chiudiamo con, mi spiace, Maria Luisa dice vado a cercare la diretta. Chiudiamo con un ultimo, ci credono scemi, dice Stefano, non hanno capito niente. E va bene. E basta così per oggi, perché credo che siamo a 30 minuti, non è vero? Precisi, precisi, ormai lì azzecco. Io vi auguro un buon fine settimana, l'appuntamento con la striscia torna a una certa ora del lunedì. Mi raccomando, seguite Maglie Strette con tutti i suoi difetti e le sue approssimazioni un po' dilettantesche. Stiamo lavorando per cambiare. Buona giornata, grazie, ciao.